Salve a tutti, nello scorso video abbiamo completato le tre guarnizioni per ovviare al problema del pistone che sporgeva e della non conformità, diciamo, delle dimensioni di questa quota del cilindro, di questo cagiva 190. Allora, per fortuna o per caso avevo un cilindro di scorta, che non è stato mai toccato, e ho verificato che questa dimensione risulta maggiore. Alla fine erano 2,5 mm. Adesso abbiamo le nostre guarnizioni, ma prima volevo capire che diagrammi di fasi abbiamo, così da tenerli come riferimento standard di questo motore, che anche online ci sono pochi dati. Io ho fatto questo attrezzo da ricavato da un calibro che ormai aveva perso la precisione, in modo che con questo attrezzo si possano misurare le altezze dal piano di appoggio della testa, quindi la parte superiore del cilindro, alla luce che si vuole misurare. Adesso, se vogliamo misurare lo scarico, appoggiamo al centro dello scarico. In questo caso io leggo che lo scarico è a 28 mm esatti dal piano testa. Questo mi è servito, o mi servirà perché ancora non l'ho verificato, a capire da dove è stato tolto tramite lavorazione del materiale sul cilindro. Se questo è 28, questo dovrà essere 28, se questa superficie è originale. Invece già 25,5. Quindi abbiamo svelato il mistero. Questo è il cilindro originale. In questo cilindro, per un qualche motivo, è stata lavorata, e si vede che è abbastanza affilata, la superficie superiore. Quindi le fasi che andiamo a misurare oggi, tramite questo goniometro che ho applicato sul rotore dell'accensione, sono le fasi originali del WeighMix con una guarnizione da 0,5. Il metodo può essere primitivo, ma è un cartoncino con incollato una fotocopia di un goniometro e, come indice, una graffetta piegata fissata da questa vite. È sufficiente per il rilievo. Adesso io ho stretto appena questo goniometro, e è possibile, mantenendo il pistone, ruotarlo e azzerarlo con l'indice. Ci sono tanti metodi per la misurazione. Utilizzerò questo spessimetro da 0,10, quindi invertiamo il senso di rotazione, che è più comodo per il goniometro. Portiamo il pistone al suo posto, ma dal senso inverso. Ok. Mettiamo una mano nel pistone, portiamo a zero il goniometro. Ricontrolliamo lo spessimetro. Sì, siamo sullo zero. Adesso non ci resta che andare a punto morto inferiore, e quindi avremo metà della durata totale dello scarico. Moltiplicheremo per 2 e abbiamo la durata intera, oppure continuiamo il giro fino alla chiusura. Allora, diciamo che eravamo qui, 0.
Allora, ora è importante il punto morto inferiore e individuarlo con precisione. Qui siamo in bilancio, la biella sta cambiando verso. Abbiamo 94, 188 gradi, che sono sicuramente gli originali perché sono coerenti con il fatto che è un motore questo che dava la potenza massima sui 10.000 giri, ecco. Senza valvola di scarico, di durata costante, non variabile come i cross moderni o comunque la totalità delle moto stradali a due tempi. Quindi è perfettamente in linea con, diciamo, le tradizioni, soprattutto Kajiva di questa tipologia dei motori, anche forse qualche stradale Aletta Oro, forse aveva qualcosa di simile. Comunque, 188, quindi non c'è da disperarsi se solleveremo il cilindro e andremo a finire magari a 194. Ipotizzo che arriveremo circa ai 194-195, che faranno perdere un po' di coppia, un po' di medi, ma alla fine non sarà un disastro. Ho appena notato che i due travasi laterali sono uguali, invece quello centrale, che è direttamente comunicante col vano di aspirazione, è l'inferiore. Ci sarà differenza di, non so, 2-3 gradi. Ci siamo, ho appena fatto l'azzeramento con lo spessimetro, quindi possiamo andare in questo senso, quello del goniometro, e cercare il punto morto inferiore, che è qui. Trovo sempre il bilancio. E abbiamo 60, quindi abbiamo 120. Questo è indicativo della cosiddetta fase di blowdown, che è una caratteristica molto importante perché è il tempo in cui lo scarico ha il tempo di effettuare praticamente la pulizia del cilindro dai gas esausti dopo la combustione, prima che della miscela fresca comincia ad entrare e a completare il lavaggio del cilindro. E questa fase è delicata perché più è questa fase di blowdown, cioè l'intervallo tra apertura di scarico e apertura di travaso, più di solito la tendenza è avere potenze più alte, un motore che va più forte agli alti giri e la capacità, insomma, prestazionale maggiore di sicuro. Si potrebbe anche misurare col goniometro. Comunque il valore è 68 e questo è molto indicativo per quanto riguarda le prestazioni. Quindi per un intervallo di 68 gradi avremo esclusivamente l'evacuazione dei gas di scarico dalla luce. Poi successivamente comincerà a entrare la miscela precompressa nel carter. Mi sembra abbastanza logico pensare che più è la fase di blowdown compatibile con tutte le altre misure, ecco, per il risultato finale, e più è la capacità del cilindro di essere riempito da miscela fresca, diciamo liberato. Poi ci sarebbero anche mille varianti ancora perché c'è la risonanza dello scarico, le onde, come sempre, i due tempi. Geometricamente o comunque meccanicamente sembra semplice, ma è molto complesso.